Il 9 dicembre scorso si è tenuto a Firenze il 14° meeting sui diritti umani. In rappresentanza di Global Voices è stato invitato a Firenze Bernardo Parrella. Bernardo, volevamo sapere da te, come esperto di nuovi media, quale sarà il ruolo dei social media nella tutela e la diffusione della libertà delle idee e nella tutela dei diritti umani nel mondo. Beh, sicuramente, come abbiamo visto in molti casi, anche a partire dall'Iran e anche nei paesi arabi, Internet sta acquistando sempre maggiore importanza, rispetto alla tutela della libertà d'espressione e della libertà delle idee per diffondere idee, anche che non debbano essere necessariamente politiche. Appunto, ci sono casi in Egitto di blogger arrestati e anche purtroppo uno morto in carcere semplicemente per aver tenuto un blog. Quindi, il new media e citizen media è semplicemente l'espressione online, del pensiero, dei propri anche ideali, diario, semplicemente dei racconti quotidiani, sta dando molto fastidio ai paesi dove vigono ancora regimi repressivi. E in tal senso proprio la libertà delle idee oggi viaggia online proprio perché lo strumento digitale è diventato talmente facile di uso comune che tutti, bene o male, possono usarlo, averne accesso e diffonderlo. E quindi diventa cruciale dare spazio alle voci globali, agli individui che si esprimono. In questo senso, l'incontro proprio è stato centrato su queste tematiche, dimostrando come ancora oggi la libertà non sia e non possa essere considerata un valore, preso, in assoluto, e vada difeso, tutelato, affermato in ogni ambito, appunto dall'Iran, ai paesi arabi, ma anche qui in Italia, come molto spesso succede con varie leggi e leggine che vengono proposte per limitare con una scusa o con l'altra l'espressione. Quindi, di nuovo, la rete è lo strumento centrale oggi, per la diffusione delle idee e per tutelare la libertà delle idee. Quindi tu pensi che nel futuro il ruolo dei social media potrà cambiare anche l'approccio e anche il diritto delle persone a esprimersi anche in paesi dove ci sono dittature o dove finora non è stato possibile esprimere le proprie idee o esprimere i propri disagi o situazioni di repressioni? Tu pensi che appunto sia l'arma di queste persone l'uso dei social media? Sicuramente lo sarà sempre più in futuro, proprio come strumento principe, semplicemente per comunicare problemi da una parte all'altra del mondo. L'abbiamo visto di nuovo in questi ultimi tempi, con le situazioni che dicevamo anche in Iran lo stesso. L'importante è non concentrarsi soltanto su petizioni online, o soltanto sull'uso di Facebook o di Twitter per raccontare po' se stessi, ma capire che sono strumenti cruciali, importanti, lo saranno sempre più, indubbiamente, e il futuro sarà sempre più indirizzato verso il connubio tra libertà e strumenti online, in ogni parte del mondo. E invece per quanto riguarda il meeting di Firenze, qual è stata la reazione dell'audience e appunto a chi era rivolto questo meeting e come pensi che abbiano preso tutte queste novità relative all'uso dei social media? Il meeting è stato molto, molto eccitante, molto, molto bello, proprio perché era rivolto agli studenti della Toscana, medi e medi superiori, per cui c'erano tipo 8-9 mila studenti venuti da ogni classe, anche tipo dall'Isola d'Elba, da Grosseto, da Camuscia, da Siena, quindi c'erano tantissime di queste situazioni. È stata molto elettrica, molto, molto energetica, quindi gli avvicendamenti sul palco, dalle poesie in keniano o del poeta dello Yemen, sono stati momenti molto stupendi, e l'audience è stata molto interessata e interessante, quindi c'è stato uno scambio anche con musica etnica, quindi è stato un bel evento, che ha consentito un po' a tutti di gioire della situazione, nonostante si parlasse appunto di temi molto delicati, e siamo stati tutti abbastanza contenti e partecipi sul tutelare la libertà delle idee online e nella vita quotidiana in ogni parte del globo. Benissimo, grazie Bernardo.